la vincitrice della 26esima edizione della Spadaccina di Oggi, donne, Barbara Bonatti, che dai a Tavato! Grande Barbara, anche lei controllata, e soprattutto Barbara, fermati lì perché sai che Arturo vuole la fotografia. Avanti, per favore! Mentre aspettiamo... Avanti però, avanti! Allora, ragazzi, voi siete liberi, potete tornare al coperto se volete. Attenti, allora, mentre, Barbara, mentre aspettiamo la tua rivale, la seconda, che non c'è più. Allora, Barbara, ovviamente, sorridente, contenta perché mi porti a casa questa vittoria. Inaspettata. Sei arrivato. Come sì, bravo. Bravo, bravo, ciao. Brava giocata. Oh, allora, per cosa ti sono voluto, visto che sei un po' infangato? Quindi a maggior ragione, doppia vittoria, sei caduta, ti sei rialzata e hai portato a casa una grandissima vittoria. Bene Barbara, io vorrei farti tanto andare a cambiare e ristorarti, ma Arturo, ovviamente, chi è che sta arrivando? Arriva la Cecilia e l'altra che mi sembra che sia la Urso. Ah, la Urso, la Rosanna. E non la vedevo, con cappellino. Con capellino, lo vedo guardato anche lui, seconda e terza, tutta assieme, sta lì, Barbara. Sta arrivando la Cecilia, ragazzi, arriva la Cecilia, seguita dalla Rosanna, non so, brava Cecilia, e anche brava alla Rosanna. Che tra l'altro la Rosanna è sempre sul pezzo qua, non molla un corpo. Allora ragazzi, fate la foto e poi intervistiamo sia la Cecilia che la Rosanna, perché dai, no, dai, la Rosanna è intervistata. Posso fare il tiro? Mazzilli, il chip sulla caviglia, avanti. Non sul polso, non è un orologio. Avanti! Grande Andre! Bravissimo! No, fermatevi lì! Bene, grazie, morto! Fatto? Allora, cominciamo dalla Cecilia. Cecilia, oggi. Ho preso il pancata delle tre. Hai fatto il tuo rivale, hai fatto due volte 5 chilometri. Aspetta. Non è il tuo fondo ideale. A me non posso un po'. Quindi, però è andata a me, la seconda posizione è una cosa da capo. Complimenti alla Barbara e anche alla Rosanna, anche alla Rosanna perché ha tenuto botta da una Cecilia scatenata finché continuava. Non si sente come si sente da un po', si sente ma si sente. No, è vero, no, perché si è avuta la cucina. Allora, anche se prima la buona, andate avanti, andate dietro. Sta arrivando anche la Sofia Barbetta, è arrivata anche Sofia, guarda che lo voglio, è già arrivato? Avanti, no, da lì per favore, c'è la telecamera sopra. Stavo facendo un'intervista? Allora io torno qua. Beh, voi ai. Vediamo gli atterrivi. Forza, un grandissimo Lenea che dai il traguardo, bravo! Forza ragazzi! Bravo Emilio, Lenea! Non c'è un rischio.